Ciao a tutti! Per chi non mi conosce, mi chiamo Silvana, sono una nutrizionista e tramite i miei canali social aiuto le persone a tenersi in forma senza rinunce. Nel video di oggi parliamo del fatto che a volte per dimagrire bisogna mangiare di più. Vabbè, ma chi ti crede? Aspetta, aspetta, ti spiego perché dopo la sigla. Quante volte avete sentito amiche e parenti che sono a dieta da una vita lamentarsi perché non vedono risultati o recuperano subito il peso perso? Hanno provato tutte le diete del mondo, la dieta senza questo, la dieta senza quello, ma niente. Forse anche tu sei proprio in questa situazione. Avvilente, no? Ma perché se sei sempre a dieta non si dimagrisce? Principalmente i motivi sono due. Il primo è che credi di essere a dieta, ma in realtà non stai rispettando la dieta. Il secondo potrebbe essere che stai effettivamente seguendo una dieta, ma stai mangiando troppo poco da troppo tempo. E mangiare poco non sempre vuol dire dimagrire. Se mangiamo troppo poco rispetto al nostro bisogno, il nostro corpo non capisce che vogliamo perdere qualche chilo. Capisce solo che non gli stiamo dando abbastanza, forse perché c'è una carestia, perché non abbiamo cibo a disposizione e quindi inizia ad attivare una sorta di risparmio energetico. Mi spiego, noi gli diamo abbastanza, inizia a rallentare per sopravvivere e la prima cosa che rallenta è proprio il metabolismo. Quello che succede quindi è che il peso si blocca e non riusciamo a dimagrire. Come facciamo a uscire da questo stallo del peso? Semplice, basta far capire al nostro corpo che possiamo dargli quello che gli serve e che quindi può ricominciare a funzionare. Questo lo facciamo mangiando di più. Ecco perché, dopo tante diete improbabili e senza risultati, tante persone iniziano a seguire una dieta bilanciata, personalizzata e finalmente vedono il peso scendere anche mangiando di più. Per lo stesso motivo, anche se non stai facendo una dieta drastica, ma la stai facendo da tanto tempo, è bene ogni tanto fare delle pause, aumentando ciclicamente le calorie. Il che fa bene anche psicologicamente, perché non so tu, ma io all'idea di mangiare doppia razione di pasta già mi sento più felice. Ok, ho capito, ho capito. Anche per questo video è tutto, come al solito se ci sono domande lasciatele nei commenti e ci vediamo alla prossima.